per poi perdere la sfida contro la Juventus in programma a Torino il 28 gennaio 1990. Juventus-Inter regala 90 minuti di eccezionale spettacolo agonistico. La partenza dei bianconeri è convincente e le folate di Barros disorientano la difesa di Trappattoni. Il gol decisivo giunge al 25esimo della ripresa, quando un tiro di Aleinikov viene deviato in rete da Napoli, suscitando le proteste nerazzurre. Con la battuta d'arresto